Marzo è un piccolo paese medievale arroccato sulla sommità di una collina, a circa 100 chilometri da Roma. In una valletta boscosa di fronte al paese, il principe vicino Orsini costruì il suo giardino, che egli stesso chiamò Sacro Bosco. Correva l'anno 1552. Mentre in Europa si susseguivano le guerre politiche e di religione, il principe scolpiva l'immaginario della sua epoca, esprimendo appieno la particolare spiritualità che la animava. Già nel 400, attraverso la riscoperta delle tradizioni del mondo ellenistico e antico, si era sviluppata una nuova consapevolezza sull'uomo e sul mondo. Umanisti come Lorenzo Valla, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, raccolsero, studiarono e tradussero nuovamente testi aristotelici e platonici, generando a loro volta opere magistrali. Nelle corti italiane, soprattutto a Firenze e Roma, vennero raccolti e studiati testi alessandrini di medicina, astronomia, matematica e geometria, tramandati all'Occidente cristiano da studiosi bizantini e arabi. Proprio in base all'insegnamento di un bizantino, Giorgio Gemisto Platone, Cosimo de' Medici il Vecchio fondò a Firenze l'Accademia Neoplatonica affidandone la direzione a Marsilio Ficino. Ficino infatti tende a riprendere un tema che era già presente anche questo in Giorgio Gemisto Platone, cioè l'idea di una grande tradizione originaria sapienziale dell'umanità che era iniziata non in Grecia ma in Oriente attraverso, secondo Gemisto, questi scritti di Oracula Caldaica che erano fatti risalire, vero, a dei sacerdoti caldei, vero, e astrologi probabilmente anche caldei, e che Ficino accetta. Secondo Gemisto, questi caldei, questi testi caldaici, sarebbero stati ispiratori di una serie di tradizioni nel mondo greco, cioè da queste sarebbero derivati Pitagora, soprattutto il pitagoreismo, e poi anche il platonismo con tutte le sue i suoi sviluppi. Quindi c'è l'idea di una sapienza originaria, antichissima, quindi precedente e indipendente dalla rivelazione cristiana, che ha creato questa tradizione che di secolo in secolo, addirittura di millenni, si è tramandata, vero, attraverso questa strada, questa linea. Vennero ritrovati in quel periodo, grazie alla profonda sete di conoscenza che animava nobili e papi dell'epoca, testi che ebbero una notevole influenza sullo sviluppo della filosofia, della scienza e dell'arte nei secoli a venire, Ieroglifica e il Corpus Hermeticum di Ermete Trismegisto. Ficino ci aggiunge un autore che Gemisto Platone non aveva citato, e cioè appunto Ermete Trismegisto. E quindi crea questo mito, riprende questo mito
e lo fa diventare, diciamo così, il suo aspetto fondamentale, il suo tema fondamentale. La rinascita è la rinascita di questa civiltà, di questa tradizione sapienziale, iniziata in tempi antichissimi. Alla fine del 400 venne pubblicato a Venezia Ipnerotomachia Polifili, meglio conosciuto come il sogno di Polifilo. Una sintesi allegorica della concezione umanistica del mondo, quasi un manifesto dell'umanesimo rinascimentale. Stava nascendo una nuova e straordinaria concezione del mondo all'interno di un'atmosfera rivoluzionaria. Il Cinquecento si affaccia su un panorama esplosivo mentre la rivoluzione si espande a tutti gli ambienti culturali e scientifici. Nel 1543 l'astronomo polacco Niccolò Copernico pubblica la teoria eliocentrica basata sugli studi dello scienziato alessandrino Aristarco di Samo. Nel 1584 Giordano Bruno prende posizione a favore dell'eliocentrismo, affermando inoltre l'infinità dell'universo e la presenza di vita in altri mondi. Sulla base di questi studi, Galileo, Keplero e Newton proseguirono le ricerche ponendo le basi per la moderna astronomia. Le scienze naturali avanzano a grandi passi, superando largamente i maestri del passato, mentre si intensifica la produzione a stampa del libro scientifico illustrato. Le opere di medicina, anatomia, geometria, chimica, musica, matematica e botanica stampate tra il 1502 e il 1589 sono tuttora testi fondamentali. Le nuove conoscenze geografiche e invenzioni importantissime come quelle della bussola permettono a grandi navigatori di immaginare e realizzare i viaggi più arditi. Colombo, nel 1492, scopre le coste americane imitato in seguito da Vespucci, Cabral e i fratelli Caboto. Vasco de Gama costeggia interamente l'Africa. Tra il 1519 e il 1522, la spedizione del portoghese Magellano circumnaviga il globo terrestre. Le scoperte geografiche hanno cambiato l'aspetto del mondo. Come il ritorno delle tradizioni classiche aveva cambiato il volto della storia, vero? Estendendolo poi sempre più, vero? Nella ricerca di tradizioni antichissime, vero? Al di là della Grecia, addirittura nel mondo orientale, con tutte le riscoperte di altre civiltà, così le scoperte geografiche allargano e trasformano completamente la visione del mondo. L'uomo del Cinquecento si trova al centro del cosmo, padrone di se stesso e creatore degli infiniti mondi. Smarrito e spaventato, ma consapevole del suo ruolo fondamentale, tenta di conciliare il sacro con il profano, il divino con la natura terrena. Nello spezzarsi del mondo cristiano e della concezione cosmologica, lo spazio non è più un sistema coerente, razionalmente e geometricamente organizzato. La natura, metamorfica, viva, instabile, in eterno mutamento, è anche madre di mostri. Il mostruoso pervade l'immaginario mentre l'uomo cerca di impossessarsi dei segreti della materia. L'intervento sulla natura è un misto, fatto salvo naturalmente la razionalità che interviene a modellare questa stessa natura, è un misto di intento ordinatore e anche capacità di stupire, capacità di in qualche modo meravigliare, perché la ragione riesce a far sì che il meraviglioso emerga in tutta la sua potenza, in tutta la sua straordinaria valenza luminosa. Proprio nel luminoso, cioè nel divino, sta il concetto del portentoso.
cioè il portento, il mirabolante, ne fa parte tutta la cultura antica e costituisce un elemento essenziale dell'incontro dell'uomo con il divino, che è portentoso, che è meraviglioso, che è straordinario, cioè che è mostruoso. Cioè il monstrum naturalmente è il meraviglioso, perché le divinità, gli dèi naturalmente, non fanno altro che per la loro stessa potenza che manifestarsi attraverso dei prodigi, attraverso dei signa, dei fenomeni che non sono umani. Il manierismo, attraverso le sue molteplici forme artistiche e letterarie, diventa veicolo di tale rivoluzione in tutta Europa. L'artista manierista non imita la natura, ma crea, e questo atto creativo lo fa assomigliare agli dèi. L'opera stessa è il manifestarsi del divino nell'anima dell'artista. I giardini diventano teatro per l'allegoria, luoghi diversi dal reale, spazi contenitori di sequenze e di immagini. Un testo illustrato, simbolico, dove risaltano le architetture fantastiche e i mostri, come appunto a Bomarzo. Il giardino di Bomarzo è uno spazio narrativo in cui compaiono diverse scene ed episodi. È anche un giardino che in questo senso è quasi la quintessenza del manierismo, con quel gusto per lo scioccante e il paradossale, mentre invece nel giardino rinascimentale tutto è proporzionato, concordato. Le appaiono per esempio una tartaruga più grande di un cavallo, una torre di base quadrata che esprime stabilità ma che tuttavia è assolutamente inclinata. Quel gusto per lo scioccante e il paradossale risponde ad una nuova estetica che è quella del manierismo. Rispetto al giardino rinascimentale, che è un giardino di luce e di spazio aperto, questo è un giardino in cui si gioca molto con il contrasto e con le ombre. Anche l'acqua appare allo stato naturale, un torrente con cascate oltre alle fontane. Quando si percorre il giardino, l'impressione non è di serenità e di stabilità, come nel giardino rinascimentale, ma piuttosto c'è un contrasto, un percorso dinamico, che finisce per provocare una certa impressione nel visitatore. Questa era forse proprio la volontà del principe Orsini, espressa in un'iscrizione che è anche un invito. Voi che pel mondo giterrando vaghi di veder meraviglie alte et stupende, venite qua, dove son facce orrende, elefanti, orsi, orchi et draghi. Vicino Orsini ha voluto plasmare nel suo giardino un itinerario filosofico. Ebbe la volontà di recuperare la tradizione classica del bosco sacro come luogo di iniziazione. Il Sacro Bosco è quindi abitato da immagini che sono segni di un altrove, un mondo onirico e quasi ultraterreno, dove il sentimento di meraviglia si mescola con quello del terribile. Quasi come i sogni, che sopprimono le connessioni quotidiane, istituendo un rapporto diverso tra le cose. Secondo la trattatistica onirocritica, cioè secondo la trattatistica che riguarda i sogni nel mondo antico, il sogno è lo strumento più adatto per contattare il divino.
Cioè, noi possiamo contattarlo anche da svegli, d'accordo? Però il sogno facilita questo tipo di operazione, secondo Sinesio, secondo Artemidoro, secondo la grande tradizione di testi che riguardano appunto i sogni. Perché facilita? Per il semplice motivo che il corpo si addormenta, quindi il corpo, essendo privo di, in qualche modo, di addormentandosi i sensi, addormentandosi quelli che sono i limiti carnali, per intendersi, e sciogliendosi, liberandosi, quelle che sono le parti noetiche, le parti più nobili della mente, l'anima, lo spirito, cioè le parti sottili dell'uomo, ecco che queste, senza veramente l'aggravio, il peso corporale, possono innalzarsi e quindi ascendere a contattare delle forme ideali. Proprio nel giardino di Bomarzo avvengono incontri straordinari con giganti, orchi e sfingi, ma anche Pegaso, Venere e l'intero regno di Plutone, i draghi guardiani e i mostri marini, in un'alternanza di richiami che alludono sempre a luoghi fantastici o soprannaturali. Gli stessi luoghi attraverso i quali l'uomo del Cinquecento si sta aprendo il cammino nel mondo e nella propria coscienza. Fondamentale nel bosco era la presenza dell'acqua, ormai quasi scomparsa, a simboleggiare la forza vitale primordiale. Un lago artificiale alimentava le fontane delle ninfe e quelle di Pegaso, di Venere e di Plutone. Nella fonte dedicata a Venere, in principio protetta da una grotta, l'acqua inondava la dea e zampillava dal suo ombelico per cadere nelle vasche sottostanti a forma di drago o di conchiglia. Già a partire dal 400 Venere si trova rappresentata in moltissimi dipinti, sculture, affreschi e monumenti di ville e palazzi. Lo stesso Ipnerotomachia a Polifili è un viaggio che conduce proprio alla dimora di Venere, signora di un giardino meraviglioso e perfetto. Comunque Venere è un tema estremamente affascinante e molto importante nel Rinascimento, perché, come spiega Pico della Mirandola, naturalmente è la bellezza, è il decoro. Quindi com'è che si crea il mondo? Cioè, questo è il problema, com'è che si crea il mondo da una situazione non caotica, da una situazione dove il disordine o ancora non c'è ordine, l'informità, la concezione dell'informe, del caos primordiale, del disordine primordiale, com'è che diventa ordine? Naturalmente diventa ordine attraverso l'intervento divino. E allora, riprendendo, questo lo dice Pico, riprendendo naturalmente la tradizione esiodea di Esiodo, va bene, abbiamo i genitali di Urano, cioè Urano, va bene, si evira, cioè si taglia i genitali, e quindi c'è un distacco dall'elemento sessuale. I genitali che cadono nell'acqua, che è l'elemento informe, che è l'elemento caotico, generano Venere. Quindi dalle acque, che sono naturalmente la materia informe, nasce la bellezza, è il decoro, perché il decoro prevede che ogni parte sia commensurabile all'altra e tutti quanti concorrano a dare una sola armonia del tutto. Quindi questo tipo di armonia che coniuga l'elemento più piccolo con l'universalità di tutti gli elementi raccolti ed esprime proprio una sintesi continua, come dire, una comunione continua tra tutte le parti, è il decoro. Cioè il decoro è la bellezza. La bellezza è Venere, ecco Venere. Ecco perché c'è il mito di Venere. Venere diviene un momento di riflessione altissima da parte dei neoplatonici fiorentini e da parte della cultura poi europea, perché il Rinascimento feconda tutta l'Europa, il Rinascimento italiano.
Come abbiamo potuto vedere, il Bosco di Bomarzo e gran parte della produzione del Cinquecento permettono di comprendere plasticamente ciò che in quel momento in realtà stava accadendo nella mente dell'uomo occidentale. L'arte del Sacro Bosco esprime pienamente il modo rivoluzionario di concepire lo spazio ed il tempo. Gli accostamenti tra dei e inferi, tra miti e natura, sovvertono ormai le relazioni fisse e immutabili del mondo antico e aprono nuove possibilità all'evoluzione umana. Oltre i limiti dell'angusta coscienza medievale, un altro salto è stato preparato dal coraggio di molti uomini e donne e con il contributo della cultura ellenistica, araba e bizantina. L'indomabile spinta alla conoscenza e la ricerca di nuove e più profonde risposte in un mondo che si era aperto per la prima volta verso l'infinito permettono all'umanità di percorrere ancora una volta un nuovo cammino, illuminandone il futuro giunto fino a noi. Io sorgo impavido a solcare con l'ali l'immensità dello spazio, senza che il pregiudizio mi faccia arrestare contro le sfere celesti, la cui esistenza fu erroneamente dedotta da un falso principio, affinché fossimo come rinchiusi in un fittizio carcere ed il tutto fosse costretto entro adamantine muraglie. Ma per me migliore è la mente, che ha disperso ovunque quelle nubi.